Vi farò vedere oggi come si assembla un orologio a pendolo costruito completamente in legno. La realizzazione è stata effettuata tramite vari utensili tipo la fresa, un trapano a colonna e le mani dell'operatore naturalmente. Qui abbiamo il rotismo, la parte posteriore, il pendolo e la parte frontale, nonché le lancette e le varie ruote di rimando. Allora, la parte posteriore del pendolo è composta dallo schienale, dove verrà appeso al muro, il guidapendolo, l'asta, la sospensione, la lente. Andiamo a vedere l'assemblaggio. Partiremo con la ruota dello scappamento. Con le successive ruote. Questa è la ruota che permette la carica del peso e il movimento che imprime poi alla ruota che gestisce appunto tutto quanto. Il rocchetto è composto da tre pezzi, il cricco e la ruota di carica. La platina superiore c'ha la ruota che gira libera, che permette la carica del peso, azionata da una chiavetta che andremo a vedere dopo. Verrà spinato per evitare che si smonti durante il lavoro e andremo a montare le ruote. Questa ruota è spinata, anche questa, sull'asse principale che dà il movimento poi a tutto l'orologio. E poi andremo a montare le altre ruote, la ruota di rimando e la ruota delle ore, nonché poi alla fine la lancetta dei minuti. Questo è il quadrante costruito su quattro tavole dove sono stati inseriti degli inserti e dei piolini in faggio per rendere l'idea dell'ora. Questo inserito, qui abbiamo il peso ricoperto da uno scatolato in legno lavorato al tornio e poi la lancetta dei minuti. Allora, questo è il peso. Andiamo a sistemare la sospensione del guidapendolo e lavoriamolo più o meno in bolla e prendiamo la chiave di carica. Utilizzo il mio orologio radiocontrollato che ha di sopra delle parti e quindi giudice infallibile, rimetto l'ora e carico il peso. E adesso, se tutto è a posto, musica. Andiamo a vedere come funziona il movimento. Lo scappamento, il guidapendolo. Vai.
9 e 59.